Salve a tutti voi, cumplabilita, state Eto Ranger. Quest'oggi ci giunto a fare la review del Wing Tsai Honou, tratto dal manga di Gundam Beat Fighters A, ovvero Gundam Beat Fighters Amazing. Ma adesso cominciamo subito ad analizzare il modello delle articolazioni. La prima articolazione è quella della testa, che come tutti i modelli può essere alzata così in alto e abbassata così in basso. Un'altra cosa interessante che ho notato anche è che il V-fin leggermente un pochettino si muove da un punto perfettamente bene di fissaggio. Poi può essere spostata di lato a lato e può ruotare liberamente ed è tutto ben 360 gradi. L'articolazione della spalla è montata da un doppio giunto a specchio con un polyclips che in pratica, come tutti i modelli, consente di essere ruotato liberamente ed è tutto. La spalla si piega così in basso e così in alto. Anche questo pezzettino qui ha una piccolissima mobilità che si alza e si abbassa. Il braccio si piega non completamente, perché vabbè, l'articolazione del Wing Tsai non è stata migliorata. Beh, è un po' la stessa, è rimasta al modello originale. E poi il polso è anche severamente orientabile. L'articolazione del busto ha anche solo un attimo movimento, infatti può essere piegata così e così in vari lati e può ruotare liberamente ed è tutto. Le corna si possono alzare e abbassare così in questo modo, sempre la stessa cosa vale anche per questa corna qui, che può essere resa mobile individualmente, infatti ho fatto tale modifica, e la corna posteriore è fissa, mentre invece le gambe hanno il classico movimento col pannetto a T, come lo chiamo spesso io, in pratica che si spostano così in alto e così indietro. Sì, diciamo non completamente per bene, poi però si può piegare a poco più di così. Il piede è anche solitamente orientabile e ruotabile e si può abbassare in questo modo. Questa cosa qui valida per la trasformazione e questo punto qui si alza e si abbassa. Infine poi il backpack, come gli alleali qui dietro, hanno anche se non una buona articolazione, infatti sono montati da questi due pannettini qui, che in pratica possono consentire, diciamo, di essere ruotato come più si preferisce, praticamente grazie a questo pannettino qui, e una volta uniti possono essere spostati così in questo modo. Questo dettaglio qui ci sarà utile nella trasformazione. Più fine queste due parti qui possono essere aperte, e un'altra cosa interessante è che possono essere staccate praticamente per formare le armi, ma adesso lo vediamo nella parte delle armi di questo modello. Passiamo adesso alle varie armi che ha questo modello. Allora, la prima arma che sarebbe un'arma difensiva sarebbe lo scudo, che chiaramente si può andare ad agganciare qua dietro in questo punto rossino qui, semplicemente mettendo io qui dentro. Poi allo scudo è contenuta anche una beam saber che si va a staccare così e agganciando chiaramente questo fascio laser andiamo a creare e possiamo mettere chiaramente qui così. Poi abbiamo se non erro il Blaster Rifle, che c'era anche il Wing Zero Gundam, che a me è piaciuto moltissimo, c'era anche il Wing Zero Custom, se non si chiama ma Blaster Rifle, se ho sbagliato chiedo scusa. Comunque si può andare chiaramente a mettere qui. E un'altra cosa che è come nel modello, per caso chi non lo conoscesse, il Blaster Rifle, diciamo, è separabile e può essere alloggiato anche nell'altra mano per il nostro Wing Zero. Infine poi un'altra arma che è il nostro Wing Tsai Honou, che sarebbe la mia arma un po' credo un po' più in generale, sono chiaramente queste ali vie che possono diventare allo stesso tempo anche delle lame, semplicemente staccandogliele da così, bisogna staccare con un po' di attenzione, staccando questa parte e mettendogli chiaramente così, otteniamo questa bellissima arma per il nostro Wing Tsai Honou, che secondo me è una delle armi che lo valorizza proprio di più in assoluto, che è veramente molto bello e che lo rende molto più aggressivo e potente, e secondo me valorizza veramente un casino il modello, e ne aggiungiamo anche qualcosa di extra in più per un dei trasformabili, che secondo me è veramente spettacolare. Passando alle varie modifiche custom che ho fatto questo modello, allora qui come sapete tutti quanti ho fatto come sempre la classica panelize col montaggio a dettagli, che io ho panellato per bene tutti i punti qua. Stranamente però durante il montaggio mi è capitato che un pezzettino non è perfettamente a posto con la qualità, si è tratta di questa piccolissima parte qui, non so se lo vedete, ma c'è un leggerissimo segno di sforzo nella parte proprio in alto. Stranamente non ho capito bene perché, ma forse credo di averlo anche capito, perché purtroppo è
ricicla anche alcune parti. Purtroppo, quando si ciclano alcune parti, purtroppo la qualità non è come sempre garantita, che è al 100% ottimo. Però bisogna dire che va abbastanza bene. Sto cercando un po', diciamo, di coprire questo punto qui. Diciamo, non credo che si spezzerà, però è un po' fastidioso a vedersi. Per il resto, nulla di che sulle linee di pannello. Tutto qui, come lo potete vedere qui, il mio Wing 01. Diciamo un effetto che così mi soddisfa anche parecchio, anche senza bisogno di più. Adesso, come sempre, passiamo alla posabilità e stabilità riassuntiva. Parlando della posabilità e stabilità riassuntiva, la testa qui c'è parecchio da dire. Le articolazioni di questo modello qui sono ovviamente molto ottime e quindi consentono di fare ottimi piegamenti. Chiaramente sì, non può essere piegato in vari metodi, però diciamo che si possono andare a creare belle pose. Questo, per esempio, è un primissimo esempio di bella posa che si può andare a creare. Bisogna dire che il modello non ne subisce nulla e che sta bello saldo ed è abbastanza stabile, quindi veramente si può dire che è un ottimo lato positivo per questo modello. Un'altra bella posa che mi piace andare a creare con questo modello qui di posa è per esempio questa qui, chiaramente giocando parecchio sulle articolazioni delle gambe, in questo modo qui facendo vedere veramente pose veramente estreme. Infatti il modello ne risulta veramente perfetto, le fa senza alcun problema veramente. Oppure un'altra bella posa che possiamo andare a creare con il suo Buster Rifle è per esempio questa qui. Che dire quindi, la posabilità e stabilità testa è veramente ottimo e si appresta bene a qualunque posa vogliamo andare, e senza il minimo dislocamento per il back, perché credevo che inizialmente un pochettino lo facesse un pochettino pesare, invece no, veramente la posabilità è veramente ottima. Invece, parlando da posabilità e stabilità aerea, bisogna dire che il modello aggrappato su una action base va veramente benissimo e può essere messo in pose veramente bellissime da attacco e valorizzato veramente un casino. Che forse nelle pose aeree un pochino ci sta anche un po' meglio di quelle terrestri, ma in quelle terrestri ho voluto farvi vedere proprio perché c'è veramente il suo. Quindi diciamo che la posabilità va veramente molto bene. Chiaramente voglio fare soltanto questa posa qui perché mi sono un po' troppo soffermato in quella testa. Se non mi fosse soffermato, mi avrei fatto anche un po' di più. Bene, adesso voglio passare a mostrarvi la trasformazione di questo modello. Adesso passiamo alla trasformazione in Beard Mode, o meglio, non so come si chiama, per davvero chiamo Beard Mode perché ricorda un po' quella dell'originale Wing Gundam. Comunque sia, adesso passiamo alla trasformazione. Allora la vedete o accelerata o un po' tagliata, perché come sapete quanti, ve l'avevo già spiegato in qualche video, perché ve la facevo vedere così. Quindi adesso cominciamo. Dopo aver speso qualche minuto a trasformarlo, meglio 3 minuti se vogliamo essere ben precisi, ecco qui il risultato finale nel suo modello Beard Mode, che veramente è spettacolare, veramente fantastica. Forse è una delle più belle trasformazioni che abbiamo mai visto in Gundam Build Fighters in generale, perché è veramente bellissimo. Poi queste parti qui sono veramente fantastiche, che lo valorizzano ancora di più, sicuramente che lo rendono più infuocato e ancora più massiccio, è veramente bellissimo. Quindi è una trasformazione veramente bellissima che secondo me guadagna anche più punti soltanto guardarla. Ah, non badate lì alla mia basetta che ho usato prima. Io ne uso più che altro due in genere. E ovviamente, comunque sia, per la trasformazione, veramente fantastico. L'unico lato negativo che mi dà fastidio in questo modello è che non ci sia proprio una basetta apposita, ma io ho dovuto usarne una che avevo già da altre kit. Questo è un po' un peccato, perché se avessero messa inclusa si sarebbe potuto fare molto di più anche per i modellisti principianti. Bene, adesso dopo questo punto qui che vi ho illustrato la trasformazione, lo smonto dalla sua action base e lo riconvergo nella sua modalità normale, anche se un po' mi dispiace perché questa modalità è veramente fighissima. Poi ne parliamo dei lati positivi e negativi e poi la comparazione di gruppo e ultime considerazioni a questo modello. Parlando dei suoi lati positivi e negativi di questo modello, allora qui c'è da dire parecchio. Allora, per cominciare, la prima impressione, quando lo vidi la prima volta, fu diciamo una cosa un po' a sorpresa, perché io di solito sono ben aggiornato sui modelli, ma questo qui non me l'aspettavo che arrivasse un modellino, quindi che novità, però non mi convinse molto fin dall'inizio e mi sono detto aspettiamo compare una fede del fumetto, capita. Infatti l'occasione è capitata all'ultimo Noveg, quello di fine maggio, e comunque sia me lo sono voluto comprare proprio perché ho questo di vedere. Ma poi non mi aspettavo che poi veramente quando poi l'avevo assemblato di fare mani veramente un bel model kit proprio in generale, fatto abbastanza bene, è veramente molto buono in generale, specialmente per la trasformazione che è
L'ultima cosa che ho visto di recente è che mi ha pagato completamente questo modello qui, nonostante abbia qualche suo piccolino lato negativo. Fra i lati positivi di questo modello c'è da dire il suo design, che è abbastanza carino, sì, ma non è un design niente da 10 lode o nulla di più. Si meriterebbe un 9,5 se parlassimo soltanto del design. E come sapete quanti, io non posso dare io un voto solamente per il design. Comunque, se vogliamo constatare parecchie altre cose, che ha parecchi buoni dettagli del vecchio Wing Zero, possiamo dire che veramente li conserva abbastanza bene, che un pochettino li valorizza molto di più, specialmente poi il colore rosso, che mi piace più, ha applicato un modello rosso e bianco veramente, che ha veramente questo bellissimo effetto. Ah, vi avviso una cosa, non ho letto il manga, quindi alcune parti ancora non ho ancora bene idea di cosa avevano funzionalità, anche se un pochettino mi ricordano le Burning Parts del Beat Burning Gundam, ma comunque sì, bisogna dire che veramente sono veramente carine e fanno comunque il suo buonissimo effetto. Bisogna dire che la posabilità e stabilità va veramente molto bene, e poi le suore sono fatte veramente benissimo, hanno anche una doppia funzionalità che lo rende ancora molto più maestoso di prima, quindi potrei dire un modellone veramente fantastico. Un modellone che oggi potrebbe andare abbastanza in alto, ma purtroppo i suoi piccoli lati negativi che ha, e che purtroppo quelli della Bandai ne sta facendo veramente un po' di troppi lati negativi, è che semplicemente che ricicla ancora le lastre dai vecchi kit, proprio per risparmiare anche, e invece di farle con un'ottima qualità. Infatti, come avevo mostrato prima, nelle modifiche custom, che faccio anche fatica a mostrarvelo solamente un po' adesso, che chiaramente potrei riuscire a far vedere, ma se riesco bene a piegare, perché non è facilissimo. Dovreste vedere qui un piccolissimo segnetto di sforzo, sì, che se non notate, vabbè, se non notate, pazienza, che comunque sia, purtroppo. Che se la Bandai continuasse a ciclare ancora le spore, o meglio le anne degli altri vecchi kit, è questo lato negativo che mi dà ancora più fastidio. Perché, come sappiamo tutti quanti, tende un pochettino a rovinare con qualche altro kit. Basti, per esempio, guardare il suo vecchio modello, o fratello maggiore, il Gundam Fenice Rinascita, che lui invece era quasi perfetto, se non che nella parte delle ali, per colpa della qualità ancora riciclata da Anna di altro kit. E questo ovviamente è il lato più che mi dà veramente annoia, perché quando si va a creare un kit non bisognerebbe riciclare così tante parti, mentre invece la Bandai purtroppo si dà ancora a risparmio. Però comunque, se bisogna dire che è proprio il terzo Wing Gundam, che vediamo tanto dalla serie di Gundam Build Fighter Strike. Sì, perché abbiamo il vecchio Gundam Fenice, c'è qui, Wing Fenice, sì, come volete chiamarlo, e il Gundam Fenice Rinascita, che avevamo già montato. Però bisogna dire che la sua parte della trasformazione fa comunque un buon lavoro e si rende molto ottima. Un pochettino, un po' somigliante, stranamente ho notato somiglianza con quella del primo Wing Gundam, ma comunque sia che va veramente molto bene. Ma la trasformazione è più bella che abbia mai visto. Forse al pari quasi con Lightning Gundam, e che un pochettino supera anche quella del Gundam Fenice Rinascita. Ma veramente di pochissimo la supera, perché è veramente spettacolare ed è uno dei lati più belli di questo kit. Quindi veramente un kitone veramente fatto molto bene. E da qui giunti, come sempre, al momento della comparazione di gruppo. Allora, stavolta ci ho voluto mettere un bel po' di modelloni che sicuramente avevano già notato un po'. Allora, per cominciare, ci ho messo il primo Wing Gundam Fenice. Poi ci ho voluto mettere Wing Gundam Fenice Rinascita, perché, come ho già spiegato prima, è il terzo Wing Gundam tratto da o meglio, della serie Gundam Wing, scusate, tratto da Gundam Build Fighters. Poi ci ho voluto mettere anche il Wing Gundam che abbiamo censurato prima con Playviews, proprio perché la funzione è molto bella e un po' ci sta anche bene. Poi ci ho voluto mettere il Haino Gundam Frape, tratto dal manga che abbiamo già recensito, se ricordate già. E infine poi Lightning Gundam, perché la sua modalità di trasformazione è veramente ottima e compete perfettamente bene con quella del Wing Zero Hono. Quindi sono le due trasformazioni più belle di questa serie. Ma anche se avevo già detto in precedenza, quella di Lightning Gundam è secondo me la più bella in tutta la storia di Gundam, un po' in generale. Comunque sì, riassumendo i suoi positivi, allora ho un buon design, le sue armi sono veramente geniali e veramente interessantemente ben costruite. Sì, scusate la parola interessantemente. Bisogna dire che poi è veramente ottima la posabilità e stabilità, e la sua modalità di trasformazione è veramente fantastica. L'unico lato negativo che secondo me ha e che gli fa perdere veramente tantissimi punti è che semplicemente che ricicla alcune parti proprio dell'originale kit, invece di averle un po' rifatte proprio per me nuove e con più qualità. Perché quando si va che ha un kit nuovo di zecca non si dovrebbero mica fare queste cose, e questo, diciamo, è un lato peggiore di questo kit. Diciamo che all'inizio volevo dare un voto un pochettino
un po' più basso, ma però ci ho pensato, perché in fondo è un kit fatto veramente abbastanza bene e direi quasi molto in alto, però non così in alto come altri modelli. Però si merita comunque sia un voto abbastanza alto. E il voto che si fa beccare è proprio di un 8, un voto più che giusto e meritato per questo kit, perché sebbene un pochino mi aveva dato un po' a rognare il problema di qualità, però poi il kit poi si è fatto rivalere completamente di tutto quanto e la trasformazione ne fa guadagnare veramente di punti. Io volevo dare inizio un 7,5, ma però l'8 mi sembra più che giusto, perché questo kit qui lo merita per davvero e ci è fatto. Se non fosse stato quel problema lì sarebbe stato sicuramente un 8,5. Bene, direi con questo live si conclude qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non vi è piaciuto lasciate un bel mi piace lo stesso, mi raccomando anche di lasciare un bel commento, fammi sapere a vostri, se siete d'accordo con me, se siete d'accordo con me e perché. Ricordate che le critiche così sono dell'ordine del giorno. Poi vi do come sempre, come solito, un invito con l'idea sulla mia pagina Facebook, il link in descrizione, e mi raccomando di lasciarci un bel mi piace e anche di seguirla per non perdervi tutti i miei video per le mie novità modellistiche, tutte le foto dei modelli e tanta altra roba varia. Poi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale per prossimi compleanno news, e con questo è proprio tutto. E con questo è proprio tutto. Ci vediamo al prossimo video, eh? Un ciao dal vostro Dead Ranger.